soprattutto Comuni Costanzare ha una conferma di un fatto fondamentale, cioè che l'apertura del plesso scolastico, Locatelli, in zona scolare, è stata una benedizione per la città, una benedizione sia per l'intelligenza della città, sia, come si dimostrerà in questo caso, per il cuore e per la generosità, perché il progetto conferma quanto intensamente l'istituto viva Costanzare e quanto intensamente si faccia carico anche della necessità per continuare di affrontare i mesi che ci aspettano con maggiori strumenti. La vice ministra dell'istruzione ha congresso di ABI, l'associazione Lega Autonomie Italiane, questa è il vecchio nome, ha detto una cosa sulla quale vale la pena di riflettere. Settembre, ha detto la vice ministra, che vedrà la riapertura delle scuole, dovrebbe essere percepito alla nazione come un'occasione di ripartenza complessiva del paese, proprio perché, secondo la vice ministra, una nuova vita, una nuova partenza delle scuole italiane è strettamente legata alle sorti di questo paese per gli anni che ci attendono, perché naturalmente tutto poggia appunto sul concetto di formazione come elemento fondamentale per la maturazione delle giovani generazioni. Io mi auguro veramente che il governo faccia il possibile per rendere concreto questo, che è un bel messaggio, perché a questo punto le scuole sarebbero viste come il motore di avviamento di una società, no? Quello necessario per far partire il complesso della macchina. Molto spesso si è detto così, molto meno spesso ai proclami hanno fatto poi seguito delle azioni concrete, ma appunto ci auguriamo che questa sia veramente un'occasione giusta. Mutati su Mutandis, e quindi portando questo concetto a Portamano, per noi è fondamentale, ha lo stesso significato il mese di settembre per la vita della città. Riapriremo le scuole, riapriranno i Locatelli, e sarà proprio un'occasione per presentare da questo punto di partenza la città, e lo faremo con uno spirito più, anche così, positivo, perché avremo negli occhi l'esempio dell'Istituto Locatelli, che attraverso una raccolta di fondi ha deciso di sostenere il terzo settore. Però la sostanza di questo progetto, la bellezza di questo progetto, la lucidanza, la generosità, è giusto che me la raccontino loro e che io non faccio spoiler. Allora io passo la parola al colonnello Scacco, che sarà poi la cerimonia di questa conferenza stampa, e così potrà sia introdurci il progetto, sia dare la parola a Giuseppe, che ormai voi conoscete, ormai è cittadino onorario della città, perché è un tempo. Lascio la parola a loro, che molto meglio di me sapranno raccontarvi. Siamo orgogliosi di questa nomina sul campo. Essendo un vecchio soldato, questa è una bella promozione sul campo, insomma. Grazie, signor Sindaco. Niente, come ormai è noto, l'Istituto Locatelli dà risalto ai propri momenti istituzionali con cerimonie non solo rivolte all'interno della struttura, ma anche all'esterno della scuola stessa. Una di queste occasioni è la consegna dei diplomi, che consiste in un evento nell'ambito del quale si creano anche momenti di spettacolo alla presenza di figure non solo dell'ambiente di indirizzo, ma anche istituzionali, oltre che ovviamente quella degli insegnanti, dei genitori e di tutti gli studenti. E in questa occasione ci vuole l'opportunità di mettere in atto quelle che sono appunto, diciamo, questa raccolta solidale di fondi da destinare agli enti che svolgono meritorie funzioni sociali. La fattispecie proprio nell'ottobre dello scorso anno, e poi durante la cerimonia della consegna dei diplomi, abbiamo raccolto questa somma con la quale Locatelli è riuscito a donare un elettrocardiografo centro Avis di Costanzare, che necessitava di questa apparecchiatura. Tutto questo, diciamo, in modalità di azione si riconduce a quello che è il concetto di scuola che ha Locatelli, cioè non deve essere la scuola la dispensatrice di nozioni, ma principalmente insegnare il valore della vita, quale ad esempio la solidarietà. Quindi questo è un discorso. Associato poi al fatto che noi consideriamo gli alunni non come un uno, ma come persone, quindi questo dà un'idea di quello che è una policy didattica, se così si può usare il termine, che è particolare e che credo che sia unica in Italia e Locatelli.
Tant'è vero che noi abbiamo sempre anche degli studenti che tornano anche dopo 3, 4, 5 anni a trovarci per salutarci e per vedere se la scuola è sempre la stessa. E per quanto riguarda diciamo, la mission del Locatelli, adesso vi do la parola sull'inventore di questa mission, okay? Il professor Di Gimignani, che ha avuto la capacità non soltanto di avere questa intuizione di gestione scolastica, ma anche di crearsi una squadra. Io sono un collaboratore esterno, quindi sto parlando per tutti gli insegnanti interni, una squadra che condivide pienamente questa idea di scuola, che dovrebbe essere normale secondo noi per tutte le scuole. Purtroppo non sempre è così. Comunque noi continuiamo sulla nostra strada e lascio la parola al professor Gimignani per dare dettagli più